Amici del vecchio nerd, ma soprattutto amiche del vecchio nerd, buonasera. E niente, stasera che ho da dire? So da dire che mi hanno consegnato il bambino, vedete? Il bambino che stavo aspettando da un mese. Sono uno dei primi in Italia ad avere questo gioiellino. Una cosa enorme, non mi aspettavo che fosse così grande. E, insomma, tanta roba. Tanta roba, raga. Tanta roba. Troppo una figata. Troppo una figata. Non so se qualcuno di voi l'ha già avuto per le mani e ha avuto modo di guardare sto gigante fantastico, però veramente. Sì, guarda. Mi dovreste sentire più o meno. Bravo, tu stai a fare il mazinga di ascette. Allora, vediamo qua cosa c'è. Pure il pacco va aperto con grande cura, ragazzi, perché io sono molto maldestro da questo punto di vista, spesso li rovino, però i collezionisti seri, non quelli come me, amano. Cazzo, lo devo aprire, sto coso si rovina. Un attimo. Piano piano. Sec. Ecco qua. Piano piano. Ah, ecco l'abbiamo. Pacco l'abbiamo aperto con grande tranquillità, insomma, lo stavo rovinando, vabbè. Allora, vediamo che cosa c'è qui. Prima di tutto c'è una cosa enorme che credo. Madonna, aspettate. Madonna, Madoka, Madoka, Madoka. Madoka. Allora. Vi faccio vedere solo una cosa. Quanto cazzo è grande sta alabarda? Quanto cazzo è grande sta alabarda? Cioè, raga, figata pazzesca, ma diciamo questa è la cosa meno figa. Allora, poi farò un video perché il package è qualcosa di spettacolare. Spettacolare. Ma quello che state per vedere, ragazzi, è una cosa enorme. È una cosa enorme, raga. È una cosa enorme. Cioè, non si può spiegare quanto è grosso sto coso. Mai vista una cosa del genere. Vi lascio immaginare quanto cazzo è grosso il Goldrake. Guardatelo. Aspetta. Prodotto di grande qualità dal mio punto di vista. Molto compatto. Questo è plastica e non è metallo. Però mi sembra di ottima fattura. Duke. Non mi rovina sta cosa che ti spezzo lo sto del capocollo. Faccio vedere bene. Guardate qua. Cioè, questa è una goduria, raga. Questa è una goduria. Dentro c'è anche Alcor. No, cioè, forse non si vede, ma dentro Alcor è proprio Alcor. Cioè, con la tuta, quella
col casco, con le corna e tutto il resto. Cioè, stai a capire? Stai a capire che roba è? Mancano le lame cicloniche qua sopra, è incompleto. Ma era per farvelo vedere. Duke, togli di là. Per farvelo vedere bene. Spero che mi state sentendo perché sto poco lontano dal microfono, però sto parlando a voce alta, quindi secondo me mi sentite bene. E non c'è neanche tanta roba da montare, capito? Perché così uno sta pure più tranquillo. Non ci stanno troppi cazzi da montare, capito? Allora. E questo io non so come. Ah, cioè c'è perfino. No, vabbè. Guardate qua. Guardate qua. C'è perfino quando tu fai, come dire, le fiammate per far che sta andando a tutta velocità, no? Il goduria. In realtà sembra un po' il lumino del cimitero, però è fuoco, è fuoco, ok? Allora, è una cosa enorme, è una cosa enorme, fatemela rimettere a posto con grande delicatezza, perché comunque sono cose delicate. Ti ripeto, il package è fatto benissimo, molto pregevole, molto protetto, non ci sono grosse problematiche. Le alabarde spaziali sono quasi. Ciao Peppi, buonasera. Le alabarde spaziali sono quasi a grandezza d'uomo. Cioè quasi quasi puoi andare a combattere con queste alabarde. Guardatele. Lo so, Zacco, devo stare attento al gatto, ma ti posso assicurare che per quanto l'ho pagato sto coso, è il gatto che deve stare molto attento. Perché se fino a mo' non l'ho fatto a forno con le patate, potrebbe arrivare il momento. Ok, allora, la parte del Gold Drake 2 l'abbiamo vista, la mettiamo un po' da parte. Ora però, ditemi voi, vogliamo dare un'occhiata pure al robottone? Penso che non ci siano dubbi su questa cosa, no? Vogliamo vedere? Anche perché io lo sto prendendo insieme a voi, eh. Quanto cazzo pesa? Madonna, quanto pesa! Oh, puttana maiala! E quanto pesa! Oh. Ecco qua. Allora, mettiamolo un po' così. Prendiamo le nostre belle forbici. Tac. 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 Sto gasato come un bambino. C'ho la stessa acquolina in bocca di quando ho avuto la prima volta. Ho aperto per la prima volta il pacco del Commodore 64. Allora, istruzioni molto belle, precise, ovviamente. Che non servono un cazzo perché sono rigorosamente in giapponese. Però, insomma, package protettivo. Ma vi sta scendendo un po' di lacrimuccia oppure no?
Cioè, aspetta che tolgo la protezione qua perché non mi piacciono le protezioni. Allora, naturalmente ci sono tutte i pugni aperti, i pugni chiusi. I pugni, aspetta, come funziona qua? Oh, tengo una cazzo di paura. Ok, un pugno l'abbiamo messo. Un altro pugno l'abbiamo messo. Le braccia si piegano cliccando qui su questo fermo che le fa, ecco, che le fa piegare. Aspetta, così e così. Ecco. La testa si piega. Allora, ragazzi, questo c'è da dire questa cosa qui. Questa è una cosa che bisogna dire, secondo me. La testa si piega e quindi in una modalità che ti fa capire che il disco verrà fuori, eh. Lo faranno il disco, raga, perché mette la testa come quando entra nel disco, capito? Quindi sì, è metallo. Plastica, una parte in plastica e una parte in metallo, come i Chogokin, più o meno. Ma la cosa bella è, adesso la voglio vedere, che, aspettate un attimo, le istruzioni in giapponese che possono non servire, ma qualcosa serviranno. E cioè, per capire, allora le batterie vanno dietro la testa, quindi qui c'è una, c'è un mini, però mi sa che non sono incluse le batterie. C'è un dietro la testa qui vanno due mini pile, quelle lì da per gli orologi. E fammi vedere dove altro vanno. Ah, vedete, qui si apre. E qui c'è un piccolo Duke Fleet che va inserito nell'apposito alloggio del pilota. Dovrebbe fare uno scatto, ma non lo fa. Ecco, poi c'è un tastino qua dietro che lo fa uscire. Vabbè, chiuso qui. Ci abbiamo anche il buon Duke Fleet al posto dentro la cabina di pilotaggio. Aspetta, però, se riesco, ve lo faccio vedere bene. Vedete? Una delle caratteristiche di questo robot è che non ha il
il pilota nella fronte, e questo lo sappiamo bene di Goldrake, bensì nella bocca. Ok? Poi, per le luci, voglio capire come si accendono. Ok, si svita. Ma che cazzo sta scritto qua? Allora, c'è un pulsantino che si schiaccia con una puntina, una graffetta, una cosa sottile. Vedete se tengo una penna da queste parti. Sì, la tengo. Vediamo un po'. Allora, adesso le luci non si accendono perché non ci stanno le batterie, ma l'interruttore qua dietro fa partire le luci. E vorrei capire se le batterie sono incluse oppure no. Ma io non le vedo, quindi immagino che non saranno incluse. Le braccia però, ragazzi, ovviamente alle braccia manca qualcosa. Perché? Cosa manca? Guardate bene. Prese così, le braccia sono quelle dei Mazinga. Mentre invece noi sappiamo bene che una delle caratteristiche di UFO Robograndizer è proprio questa fantastica criniera di punte. Però sono un po' difettose perché, fammi sono così. Ok, madonna quanto è grosso, raga. Allora, innanzitutto il braccio si gira, sto braccio o lo rompo, mi dispiacerebbe molto romperlo, onestamente. Allora, se io faccio questo e tengo il braccio così, vedrete che, ecco, il braccio adesso è quello di Goldrake e si può già trasformare in maglio perforante in automatico, vedete? Eccolo qua. Siamo diventati già maglio perforante. Guardate. Un messaggio su WhatsApp. Allora, e qui, insomma, ci siamo anche visti il pugno, noi com'è bello. Giro un attimo. Che spettacolo. Sistemiamo anche l'altro pugno. E la razza umana non morirà, invincibile sei, perché Actarus c'è che combatte con te dentro te. Goldrake, vai, distruggi il male, vai. Ecco qua, agganciato. E questo lo facciamo in modalità quando, come si chiamava, colpo, aspetta, non si è agganciato bene però. Come si chiamava, colpo di maglio, quello così, ricordate il colpo di maglio, quello aperto,
Pure era un cacacacchio, com'era un bel colpo, era potente. Guardate qua. Allora, adesso abbiamo il Goldrake col colpo di maglio, il Goldrake col maglio perforante. Quale preferite? Ma soprattutto vorrei vedere i LED. Come funzionano i LED? Aspettate un attimo, cerchiamo di capire se i LED sono inclusi oppure no. Ah, vorrei farvi vedere che invece per le mani che brandiscono l'alabarda sono state fatte proprio le dita prensili. Guardate, guardate qui, le dita sono proprio, si piegano come le nostre. Guardate che meraviglia. E il jettarobot dietro si sta ingelosendo, eppure Daltanius, vedi Daltanius qua. Lo sanno tutti che questo è Daltanius, no? Che cazzo hai fatto cadere? Duke, tagli di là! Allora, per i pugni, ovviamente, è bello. No, Duke, che cazzo hai fatto cadere? Mo se lo scendi. Allora. Sì, adesso li faccio, li metto vicini. Aspetta che ti monto. Ti voglio far gasà, Dario, con l'alabarda. Aspetta, opla. Perché non si infila? Aspetta, io ho sempre paura di queste cose. Come ne ho rotti diversi. Allora, scusate, sono dovuto sistemare un attimo Duke, che non beve il cacchio. Un attimo, vorrei che sto a fare qualche cazzata. Allora, le mani. Ho una paura di forzare le cose. Buonasera, buonasera Fant. Allora, l'alabarda spaziale, quasi quasi ci potete combattere. È veramente.
Ora mi sentite? Non scatta. Dovrebbe entrare di più e invece entra poco. Perché? Non l'ho capito. Non me lo chiedete. Vediamo con la mano sinistra se va un po' meglio. Ah, quindi non mi sentivi prima. Intanto che finisce questo aggiornamento. Allora. No, vediamo se riesco. Scusate. Allora, vedete, si apre come era proprio nella cosa. Sì, poi qui. Questo viene fuori. E questo va ad agganciarsi. Ciao Dala, però non ti sento. Scusate un attimo, perché secondo me vabbè, mo non si aggancia, però vediamo come va. Allora, vediamo, vediamo.